stile. Le sintesi dei segretari sono state tutte perfette, quindi io sono qui oggi semplicemente per ringraziare le persone più al mio fianco che in questi anni e in questi mesi hanno lavorato affinché si arrivasse oggi ad una, diciamo, ad un punto di ripartenza, perché abbiamo ora, inizia, è un momento di inizio di una festa, perché la campagna elettorale almeno noi la viviamo come un momento di condivisione, di festa, di incontro della gente, quindi siamo qui oggi per dare il via ad un nuovo percorso. Sicuramente questo, in realtà quando abbiamo pensato a questo momento l'abbiamo pensato un momento, diciamo, un po' più intimo, però mi fa piacere vedere tutta questa gente qui presente stasera per questa comunicazione, perché l'abbiamo pensata come una comunicazione alla stampa. Consentitemi però, prima di allargarvi, no, in quello che è il saluto e il ringraziamento di stasera, di fare un piccolo ringraziamento che è grandissimo per la sua importanza. Al netto del lavoro dei segretari che veramente nelle retrovie poi fanno tutto quello che è un percorso che ci vedrà impegnati, che hanno fatto, che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi, consentitemi però di guardare un attimino indietro, di guardare a questi 5 anni e di dire un grazie immenso sia ai miei assessori, sia a tutti e 14 consiglieri comunali che hanno sostenuto, mantenuto e guidato una vita. Io ho sentito che Angelo Annese è stato bravo e vi ringrazio, però penso che è stato un lavoro, il nostro è stato un lavoro di squadra, è stato un lavoro che veramente ci ha visti lavorare pensando all'io, ma pensando al noi, e noi non è il Consiglio Comunale o la Giunta, ma il noi era Monopoli. È stato Monopoli e continuerà ad essere Monopoli. Io in questi 5 anni devo dire che, come diceva Aldo prima, ha ragione Alberto da una parte quando dice che è difficile fare il sindaco, ma ha ragione Aldo quando dice che fare il sindaco è, per chi ha la nostra passione, la passione della politica, è, diciamo, il ruolo più bello politico. Tanti oneri, ma anche tanti onori. E quindi quando si cammina per strada, quando affronti il problema, perché di problemi ce ne sono tanti, abbiamo risolto tanti problemi, tanti non li abbiamo risolti, perché sarebbe da ipocriti dire che abbiamo risolto, non ci sono problemi, problemi c'erano, ci sono e continueranno ad esserci, altrimenti non avrebbe senso neanche il nostro lavoro. Quando però ti confronti con la gente, quando fai ricopri il nostro ruolo, vi posso garantire che è un piacere immenso poter dire io guido la città di Monopoli, noi guidiamo la città di Monopoli. Io vedo il Presidente del Consiglio, che ringrazio a nome e in nome per conto anche di tutti i consiglieri comunali. Devo dire che i consiglieri comunali, 14 consiglieri comunali, in questi 3 anni e mezzo, parla 5, perché come diceva prima Nino, siamo diventati 14 con la maggioranza, hanno mantenuto la barra dritta senza battere ciglia. Vi posso garantire che non era così scontato, invece noi siamo stati bravi. Siamo stati bravi perché la nostra squadra ha pensato al bene della città di Monopoli. Vi possiamo dire che anche noi abbiamo avuto i nostri problemi interni, abbiamo i nostri confronti interni, però poi prevale sempre il bene della città, e quindi ci ha portato oggi a parlare di quello che è il futuro della città, la continuità che diceva prima Giuseppe. Noi abbiamo voglia di continuare questa guida della città, perché siamo convinti che c'è ancora tanto da fare. E una cosa la voglio dire: noi tra Sandro, spero tra 15-20 giorni, saremo pronti per convocare tutta la stampa, per convocare anche la società, le associazioni, la società civile, per raccontare quello che abbiamo fatto in questi 5 anni. Perché se è vero, come abbiamo detto, che in questi 5 anni non ci siamo fatti mancare niente, ci siamo fatti il Covid, ci siamo fatti la guerra, l'altra mattina mi hanno chiamato dicendomi che stava arrivando lo tsunami, quindi diciamo non ci siamo annoiati, se è pur vero che abbiamo avuto tutte queste, diciamo,
montagne da scalare, le abbiamo avute noi e le hanno avute tutti, per carità, però noi le abbiamo superate e dobbiamo pensare a noi. È pur vero che in questi 5 anni tanto abbiamo fatto. Tanto abbiamo fatto, è vero, e il sottoscritto con tutta la giunta e con tutti i consiglieri comunali sicuramente nei prossimi 15-20 giorni mi chiameranno per presentare anche il bilancio di quello che è stato il quinquennio 18-23, perché vi posso garantire che in questi giorni con gli assessori, con Sandro, con i consiglieri comunali, ci siamo messi lì a mettere giù, a buttare giù tutte le cose che abbiamo fatto. E vi posso garantire che Monopoli non si è fermata. Ci vuole l'enciclopedia, no? Monopoli non si è fermata e Monopoli deve continuare a correre così come sta correndo. Quindi io stasera non mi dilungo perché tante cose sono state dette, io sono qui semplicemente per dire grazie a tutti quelli che hanno deciso non di puntare su Di Angelo, ma di puntare sulla continuità di tutti quanti, perché noi, l'ho detto, non è un uomo solo al comando. La nostra forza è quello di aver dimostrato il passato, aver dimostrato oggi e di dimostrare anche domani che squadra eravamo, squadra siamo e squadra continueremo ad essere. E, cosa importante che auspico, che io sono grato a tutti i consiglieri comunali, tutti gli assessori che mi hanno accompagnato e con i quali abbiamo fatto un percorso insieme. Però la cosa importante, e Alberto prima faceva cenno, è che tanta gente si vuole avvicinare a questa bella squadra. Questo vuol dire che siamo attrattivi da questo punto di vista e mi auguro e auspico anche che siccome noi andremo a vincere, io auspico anche che ci siano molti nuovi che arrivino ad essere da scuola anche a noi, perché poi alla fine noi quando c'è la possibilità di un confronto, di avere a fianco gente con anche idee innovative, non ci spaventiamo, anzi siamo pronti a valutare tutto e a valutare anche consigli diversi da quelle che sono le nostre linee. Quindi noi da oggi ci avviamo in questo nuovo percorso, in questa nuova festa, in questa nuova campagna elettorale, consapevoli che tanto abbiamo fatto, ma tanto ancora c'è da fare. Quindi veramente grazie a tutti quelli che hanno sposato questo progetto e che sposeranno anche il futuro, il progetto della nostra